Si ritrae Oxford Street, macchina che lascia i concorrenti. Lotta per il comando a tre Phantom in mezzo al numero 4 Paola Del Ronco e al 6 Cashmin Caviar con Phantom che emerge nei confronti di Paola Del Ronco 200 in 13 e 6. E' Phantom che affronta la piegata al comando mentre Paola Del Ronco si pone in seconda posizione e poi Peppe della Corte in terza. Più indietro rimane Oxford Street, mentre ha ah, sbagliato Cashman e Caviar. Si va così davanti alle tribune con Phantom al comando nei confronti di Paolo del Ronco. Sono in stretta fila indiana, 43-8 il passaggio ai 600 di corsa. Con il leader che cerca ora di amministrare, tant'è che Cashman e Caviar si ricongiunge in coda al plotoncino, quando si va adesso ad affrontare la piegata di destra, 800 che vengono via in meno di un minuto, la squalifica che coglie Cashman e Caviar che ripete l'errore quando siamo adesso di fronte con Phantom ancora al comando su Paolo e Peppe della Corte che accenna a spostare a largo 1, 16 6 con un quarto in grande rallentamento da parte di Phantom, l'errore di Paolo del Ronco che stava cercando di spostare e finisce con lo sbagliare allora Phantom arriva ai tre quarti di miglio in 1.31.6 e cerca ora di difendersi dal ritorno di Peppe della Corte che va per linee esterne, poi c'è Oxford Street, addirittura d'arrivo, Phantom al comando, Peppe all'esterno, poi Oxford Street, mancano cento poco più metri al traguardo con Phantom che cerca di resistere al ritorno dei due avversari, nel finale Phantom che si mantiene in evidenza, mentre per il secondo sono molto vicini, Pe Peppe della Corte che comunque dovrebbe aver avuto la meglio su Oxford Street, 1.59.8 per eh, Phantom e Giuseppe Pietro Maesso alla guida, Antonio Improta al training, i colori della Noa Rupe. riapprezziamo gli ultimi metri con Phantom che riesce a controllare gli avversari e lascia al secondo posto Peppe della Corte che all'esterno ha la meglio su Oxford Street.